Ok ragazzi, siamo ritornati. Visto che è tempo, direi che possiamo provare a ricominciare anche la terza isola, l'isola del fuoco. Ma prima di andare, ho intenzione di spezzare ancora la spettacione un po' e di provare a, esatto, ad apprendere qualche schelande. Oh, 5 pietre spirituali, eroi, 5 pietre spirituali, gente grande, prendi ora. Me lo da gratis, quindi va bene. Allora, Pit Boss, uno dei non morti. Che okay, posso evocarlo? Evochiamolo. Ah, quindi mi ha dato uno scanner così gratis. Grazie, quindi adesso abbiamo un elemento in più. Pit Boss dei non morti. Da Imaginator lui, eh. Ok, quindi vabbè, dopo questo. Oh, abbiamo due pietre di evocazione. Posso aprire due forzieri. Quindi adesso apriamo due forzieri. Allora, Countdown da Drop Team, bellissimo, tesoro dell'elicottero di Blaze, di nuovo, posso evocare il Countdown, oddio quanti personaggi che evoco oggi, evoco tante schelende. Ciao bello! Ok, Blaze, un'altra volta, compra. Spacchettiamo. Se potreste, vorrei tanto una pietra del, cioè vorrei uno scalander dell'acqua, gentilmente, perché non mi ricordo cosa è debole il fuoco, quindi. Ok, apriamo infine un ultimo barilone con le pietre del desiderio, 1000 pietre per pozione, un pozione blu, un Chompy, Blaze ancora. Ecco, il terzo barile ti può dare anche i cattivi. Ok, adesso vediamo personaggi. Ciao bello, ciao ragazzi, ciao. Quante rune che ho trovato tra l'altro. Allora, intanto, volevo vedere. Ok, volevo vedere qui l'elemento fuoco. Cosa è debole? È debole. Tecnica e acqua. È il mio giorno fortunato perché mi sa di avere tre personaggi della tecnica. Vediamo. Lui che abbiamo Chopper che abbiamo appena evocato. Poi c'è Gearshift. No, non ho tre personaggi della tecnica. Peccato. Allora, invece la vita volevo tenere perché volevo tenermi Stealth Trap, no? La vita è debole a fuoco, no. Quindi posso tenermi anche Stealth. Anzi. Tengo Zulu perché Zulu mi tiene la vita. Ad ogni modo, lui è di 2 stelle, Gearshift di 4. Io direi che facciamo potenziamento a lui. Perfetto, 10. Ecco, posto. E così ha 424 punti vita, mentre lei ne ha 233. Rischio un pochino. Però allora facciamo che lei equipaggiamo un'altra ruota. Allora qui potenziamo la ruota dell'energia. Sperando che non fallisca il potenziamento. Perfetto, potenzia ancora. Ok, ancora. Questa potenzia l'attacco. Perfetto, allora volevo vedere, questa è dell'energia. È energia. Volevo vedere se. Ok, sì, ce le ho. Facciamo un set di energy. Ah, questo non ci stanno tutte. Vabbè. E allora intanto adesso vediamo il potenziale, così c'ha un po' di vita anche lei. C'ha un po' di vita, un po' di difesa. Aumentiamo un po' tutto a lei, a G-Shift. Vai, potenza ancora. Ancora, sì, ancora potenza. Quando vuoi, eh.
Oh. Perfetto, e una è fatta. Adesso facciamo anche qui. Questa aumenta la resistenza invece. Ancora, ancora. Dai! Oh, le! L'ultima volta. E vai, perfetto. Adesso potenza ancora altre 6 volte perché... Oh, questa è quella dei punti vita, la devo... Che altro che a destra c'è lo spazio delle rune possibile a tenere 8 su 300, madonna, mi dicono che possono tante. Ancora. Ok, l'ultima. Così G-Shift è bella potenziata. Sto completando tutte le missioni intanto facendo queste cose. E vai, mi mancherebbe una tenere qui, però non c'è, va bene, quindi adesso quanto ha? Madonna, ha 399 più 116 di punti vita, mi sa che l'ho potenziata abbastanza, che dite? Ok, allora abbiamo la squadra, abbiamo detto, allora, intanto qui le missioni, ottiene la ricompensa pure qui, ok, anche qui compilescela! Oddio, è solo l'inizio, madonna, ho fatto 100.000 robe ed è solo l'inizio, madonna. Mi dicono che sto facendo tantissime robe in questo momento, ho questo dubbio. Ok, adesso ovviamente possiamo passare a faccendacce nostre. Ora per ottenere pietre spirituali da mangione affamato, proprio per ottenere pietre spirituali di chill. Va bene, intanto qui posso ritirare qui il... Ok, 45 pietre di blaze, ok, poi dopo off-camera cercherò come al solito di quando è l'ultima stella così avrei 100 gemme. Intanto, ok, andiamo alla terza isola che possiamo cominciare, ho tempo. Vulcano Infernale, sempre 7 livelli con l'ultimo Chef Pepper Jack, ovviamente, il nome del fuoco. Allora, abbiamo detto che il fuoco è debole alla tecnica. Perfetto, allora modifica, mettiamo chopper, allora entrambi teniamo, se c'è un nemico si registra in faccia e scarico dell'effetto disturba, ok sì ok, allora invece G shift è posto di stealth F, ingaggio da niente, gisti fa base a segni con solo cosa tabellettata per infliggere i danni, do l'effetto agilità per un turno a tutti gli alleati, spezza in gara, poi dopo il nemico spezza in gara e attacca il nemico, ok. Ok, salva. Quant'è la potenza? Guarda, ok, va bene. È più alta di poco, ma la teniamo comunque perché... Vai! Allora, che avevamo detto di attacchi questo? Lui ricordo che Zulu l'ha tenuto oltre per farlo livellare per la...
per la, come si dice, per la, per il fatto che mi dà la vita ai personaggi, quindi ok, vedete, uccido predatore, cosa fa effettivamente? Ah, fa danni uccido predatore oltre che far male. Ah, ho capito. Questo. Oddio, questo qua è il cattivo del in Trap Team, è il cattivo che si può catturare nel capitolo extra di Nightmare Express, quello che non ho mai potuto portare perché non sapevo la cosa. Ok. Altri due di questi che non so come si chiama, appunto, per il fatto che non ho mai potuto catturare. E un... non mi viene il nome. Non mi viene il nome di questo, di questo Evilikin, oddio, l'Evilikin, questo qui in mezzo che spara. Scrap Shooter, ok, oddio, sempre tardi mi viene il nome. Ok. Ecco, l'unico problema di G-Shift è che essendo di livello 1 non fa tanti danni. Perfetto! Livello 3! Il grado dei spiriti è stato sbloccato. Ok, next! Dai, se siamo veloci riusciremo a completare quest'isola in men che non si dica. Vai, combatti, combatti. Man mano che si va avanti più... Siamo 90, sempre 90 punti di più rispetto alla cosa dei nemici. Quanto male! Ah, ho sprecato un attacco potentissimo quando gli mancava un punto vita. Ma il bello è che io guardo sotto le immagini, non guardo la vita. E questo è un male perché dovrei guardare anche la vita dei miei personaggi. Oddio, si sta caricando il... come si chiama? Oddio, tutte le volte mi dimentico i nomi dei cattivi, è un problema. Oh, intanto il Chopper ha finito i suoi attacchi ed è tornato indietro. Smoke Scream, ecco, si chiama Smoke Scream, quello che si sta caricando in mezzo, certo gigante. Ok, round 3, vai anche qui, ciompi, ciompi e ammazza tutti qui. Oddio, devo fare recuperare vita Chopper. Devo fare recuperare vita Chopper. Perfetto, gli hai dato la vita. Vai, vai. Madonna, però il gol di Chopper è forte, eh.
E vai! E secondo livello completato. Non ho letto neanche come si chiama il livello. Vabbè, lo leggerete voi. Com'è che si chiamava? Esplorazione del vulcano. Vai, bordo del vulcano. Oddio, qui sono più forti però, rischio di perdere qua. Cacchio, qui rischio di perdere stavolta, perché c'hanno un livello più alto, c'hanno una potenza più alta. Dai, subito, dateci il singhiozzo. Dateci dentro. Ok, ce la stiamo facendo. Incredibile, ma vero. Diciamo che quella roba là della potenza nominale è consigliata per il fatto di aumenta la possibilità di vittoria. Vai, ruggito di Chopper, che Chopper è fortissimo. Io ho scoperto, allora, gli attacchi forti sono questi due, che è 1-2 che sono segnati adesso. Questi qua sono i più forti. Il potenziamento di G-Shift però è una favola, eh. Ok, vai, vai con i poteri, vai. Ok, Chomp è fuori per il momento. Ok, vai, attacca, attacca! Che male! No, aspetta, forse l'attacco più forte di lei è questo qua. Questo davanti, questo qui che ho segnato adesso, che non mi ricordo come si chiama. Ingranaggio tagliente, ecco questo qui, ingranaggio tagliente forse è quello che fa più male. O fanno male uguali, boh, non ho capito. Perfetto. Esci un attimo, devo vedere una cosa. Quanto mi manca ancora? Perché sapete, mi sa che abbiamo impiegato più tempo. Allora, sapete che vi dico? Anzi, adesso ci ho ripensato un secondo. Penso che l'isola del fuoco la possiamo continuare la prossima volta. Mancano 4 livelli. Sapete che vi dico? La continuo la prossima volta perché per questioni personali penso adesso di non poter più andare avanti un attimo con l'isola perché mi sa che ho finito tipo per registrare. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio che spesso qui se vi sono piaciuti a guardare se vi piace. La prossima volta concluderemo l'isola del fuoco. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima! Qui posso prendere qualcos'altro? Il pino. E basta. Va bene. Ci vediamo alla prossima!